Salve e bentrovati. Parliamo di energia. È un momento topico per le questioni energetiche. L'energia non è mai stata così cara come oggi e in un prossimo futuro quest'inverno potrebbe addirittura scarseggiare. Le soluzioni che si paventano all'orizzonte sono le più diverse. Si parla di trovare nuove risorse fossili, si parla di riprendere con il nucleare, si parla di incrementare le rinnovabili. Bene, ne parliamo con il nostro ospite Agostino Re Baudengo, presidente di Elettricità Futura, immediatamente dopo la sigla. Rimanete con noi. Agostino Re Baudengo, siamo in piena crisi energetica dovuta ai prezzi del gas che hanno trascinato praticamente tutti i prezzi dell'energia. Lei, come presidente di Elettricità Futura, come vede lo scenario di quest'autunno? Eh beh, lo scenario di quest'autunno sarà ovviamente molto complesso perché non mi sento proprio di saltare l'espressione, l'avevamo anche detto e previsto. Abbiamo due importanti elementi. Uno è ovviamente questa diminuzione delle forniture che stiamo ricevendo dalla Russia e un mercato del gas che sono d'accordo come sulla posizione di molti è imperfetto, crea certamente e sta creando un problema enorme. Ricordo che il gas è aumentato fino a 15 volte rispetto alla media degli ultimi 5 anni, 2019 indietro. E poi ovviamente abbiamo un altro problema grosso che è quello della mancanza della commodity, cioè effettivamente non solo i prezzi sono alti, ma in questo momento sono molte le aziende che non riescono ad avere delle forniture garantite, non importa il prezzo, per i prossimi 3-6 mesi. Quindi è evidente che entriamo appieno in uno scenario molto ma molto complesso. E aggiungiamo evidentemente, per rendere la tempesta perfetta, che anche un paese come la Francia, che aveva, e questo va ai sostenitori del nucleare, aveva una struttura nucleare importante, come peraltro abbiamo potuto leggere di anno in anno, almeno negli ultimi 5, quando la leggo io, il report del presidente dell'autority di sorveglianza su queste centrali, molte sono chiuse per manutenzione e forse molte non ripartiranno. Quindi evidentemente anche diciamo su uno dei produttori di energia che in questo momento avrebbe potuto potenzialmente essere indipendente, abbiamo una situazione di grave crisi. Ecco, le rinnovabili hanno un costo marginale zero, però ciò non sembra non, per cui potrebbero abbassare parecchio il prezzo dell'energia, però sembra che non venga tenuto conto ciò dal governo. Come mai e cosa sta succedendo su questo fronte? Sì, il costo marginale è zero, ma quello che importa, credo, nel caso delle rinnovabili è anche il costo complessivo che, come Elettricità Futura sostiene da molto tempo, e certamente diciamo, nella lettera che abbiamo mandato al governo
e alle regioni lo scorso fine anno avevamo proprio sottolineato l'importanza ai segnali già tutti chiari, indipendentemente dalla guerra tra Russia e Ucraina, sarebbe stato indispensabile aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile, perché è quella che oggi più che mai costa una frazione, ma già a fine dell'anno scorso era chiaramente conveniente, e soprattutto risolve due fondamentali altri problemi. Quello dell'indipendenza energetica, cioè ce la possiamo fare sul nostro territorio e non la dobbiamo importare tutti i giorni dall'estero, e due, è l'unica che ci permette davvero di raggiungere anche gli obiettivi di decarbonizzazione. E l'emergenza climatica in questo momento ha minore attenzione, perché arriva, diciamo, e si sta sviluppando parallelamente alla pandemia prima e all'emergenza adesso dei prezzi, ma comunque è un problema enorme, e l'abbiamo visto anche quest'anno che probabilmente sarà di nuovo l'anno più caldo di sempre, e certamente per l'Italia e per l'Europa anche l'anno con minor piovosità di virtualmente sempre. Ecco, secondo lei, concretamente, per uscire, diciamo, da questa morsa, da questa tempesta perfetta, come l'ha chiamata, le rinnovabili come andrebbero sviluppate? Cosa dovremmo fare domani o dopodomani? Ma allora, siccome viviamo per fortuna in un paese in cui qualche ordinamento giuridico esiste ancora, noi avremmo già dovuto da tempo avere un PNIEC, cioè il Piano Nazionale Energia e Clima, approvato e aggiornato ai più sfidanti target che sono quelli di Repower EU. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento, avremmo dovuto, e siamo già fuori tempo massimo perché la scadenza era il 30 giugno di quest'anno, ma avremmo dovuto forse gennaio approvare dei criteri da trasmettere alle regioni sulle aree idonee, cioè su quelle aree che le regioni dovrebbero individuare votate alla realizzazione di impianti rinnovabili, e che diciamo dovrebbero quindi garantire un fast track, un percorso autorizzativo agevolato. Allora, tutto questo, incredibilmente, in una situazione come quella che stiamo vivendo, non è avvenuto, e devo dire è davvero difficile trovare delle spiegazioni ragionevoli, e quindi questo è quello che dovrebbe essere fatto subito. Peraltro, avendo anche in questi giorni dei contatti con le regioni italiane, quello che un po' sto provando a spiegare è che sostanzialmente anche le regioni che oggi lamentano il caro energia, e anche tra breve proveranno la mancanza di energia, che dovrebbero e potrebbero fare delle cose. Significa definire loro di iniziativa quali sono le aree idonee, definire un cap del valore di queste aree, perché sennò tendenzialmente
il prezzo tenderà all'infinito di queste aree, perché ovviamente se uno a un certo punto è un po' come per le aree edificabili, se l'area agricola gli diventa area edificabile, il prezzo sale e tende di salire molto, mentre invece se vogliamo che il costo finale dell'energia sia ragionevole dobbiamo evidentemente dare un equo compenso su tutta la filiera. Quindi questo è quello che si dovrebbe fare. Peraltro la Germania, sempre per riferirci ai primi della classe, l'ha già fatto. Le regioni stanno determinando un 2% delle aree per fare degli impianti rinnovabili, e quindi non vedo perché non dovremmo di corsa farlo noi. Quindi la Germania sta definendo, diciamo, delle regole per mettere le rinnovabili sui territori, delle regole chiare. Ecco, secondo lei la mancanza di queste regole chiare favorisce anche, diciamo, l'opposizione alle rinnovabili? Vorrei ricordare a chi ci segue che per avere l'autorizzazione definitiva del primo impianto a geotermia binaria d'Italia, in una zona geotermica come il Monte Amiata, è dovuto intervenire la presidenza del Consiglio l'altro giorno. Insomma, le difficoltà da questo punto di vista da parte degli operatori sono all'ordine del giorno. Secondo lei gli enti locali come mai sono così lenti nel determinare, diciamo, queste regole che sono essenziali per le rinnovabili? Sono così lenti perché l'effetto del non nel mio giardino è evidentemente fortissimo, e in realtà non c'è oggi ancora da parte delle, a mio parere, delle forze politiche, che poi evidentemente devono veicolare il messaggio sul territorio, questa chiarezza di comprendere e trasmettere il fatto che le rinnovabili sono la nostra unica vera alternativa alle fonti fossili, che sono molto più convenienti e che hanno un'impronta carbonica nulla. Quindi questo è quello che dovremmo fare, e diciamo su questi temi non dovrebbe davvero, a seconda se sia il governo o l'opposizione, giocare, perché ne va ovviamente oggi di mezzo posti di lavoro, sviluppo, sostenibilità e anche livello di civiltà, perché se cominciamo ad avere 10 o 15 milioni in Italia di poveri energetici, evidentemente altro che società digitale. Cioè, torniamo proprio a un'Italia in cui non si avrà veramente di povertà e di involuzione. Quindi è fondamentale che si faccia presto e che i governatori delle regioni e anche i sindaci capiscano che è una sfida che devono loro per primi sviluppare, ahimè, e vincere indipendentemente dalla lentezza del governo centrale. Senta, una cosa che viene detta spesso è che le rinnovabili, essendo intermittenza, non possono reggere, hanno bisogno, diciamo, delle altre fonti d'appoggio. E secondo lei c'è una verità sotto questo profilo, oppure sul breve e medio periodo si può arrivare a un'autonomia veramente delle rinnovabili che possono anche supportare, diciamo, la rete sotto questo profilo? No, cioè già oggi le rinnovabili diciamo garantiscono mediamente nell'anno meno del 40% del fabbisogno elettrico. Abbiamo tutto un sistema di bilanciamento della rete che peraltro interviene
quasi di più per bilanciare i problemi tecnici delle centrali convenzionali che per bilanciare, diciamo, l'intermittenza delle fonti rinnovabili, che è intermittenza ma assolutamente prevedibile e quindi non difficile da gestire. Abbiamo avuto dei momenti in cui le rinnovabili hanno pacificamente coperto fino al 60% del fabbisogno elettrico del paese senza che questo abbia comportato nessun problema di blackout. Nel nostro piano di elettricità futura che abbiamo presentato lo scorso giugno, peraltro condiviso da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, abbiamo dimostrato come da qui al 2030, e io sono convinto potremmo anche arrivare prima, si possa arrivare nel settore elettrico all'84%, quindi più del doppio di quanto sia oggi, di rinnovabili nel mix dei consumi italiani. Quindi non è assolutamente un problema, abbiamo tutte le tecnologie già oggi disponibili e nei prossimi anni non possono che migliorare, quindi non oggettivamente non vedo nessuna criticità. Quindi nessuna criticità su questo a fronte. Un'altra accusa che si fa alle rinnovabili è che in realtà non ce le facciamo in casa, per cui da una dipendenza del gas dovuta russo si passerebbe a una dipendenza del pannello cinese sostanzialmente. Ecco, che cosa risponde a questa questione? Allora, posto che un po' di pannelli li facciamo, la fabbrica di Enel che li sta facendo presto raddoppierà la sua capacità produttiva ed è come sempre una questione di domanda e di prezzi. Io sono convinto che a produrre in Italia o in Europa i pannelli diventerà presto più conveniente, perché è anche qui un problema di scala, ma quindi è il primo elemento, come in qualche modo dovremo produrci molti più componenti elettronici, e abbiamo visto che vale la pena forse farlo, perché l'indipendenza ha un valore che non è il minor prezzo marginale possibile. Il secondo elemento è che comunque una volta che abbiamo comprato anche un pannello, quel pannello produce per 20-25 anni energia elettrica, quindi è completamente diverso comprare dei pannelli anche in Cina, anche in India, anche negli Stati Uniti, e di lì garantirsi 25 anni di indipendenza rispetto a tutti i giorni dover importare combustibili fossili. Ecco, quindi anche nella peggiore delle ipotesi, comunque un'indipendenza sul fronte geopolitico dalla fonte che dura 25 anni o di più non è uno scherzo. In questo periodo c'è stato uno sviluppo di una tecnologia che ci permetterebbe nei nostri mari di fare eolico offshore. Parlo dell'eolico offshore galleggiante. Ci sono ben 17 gigawatt di progetti che hanno richiesto l'allacciamento e che Terna ritiene che sia plausibile realizzare. In realtà le richieste di allacciamento sono di più, però diciamo che Terna si sta dimensionando per gestire questi 17 gigawatt, che non sono assolutamente uno scherzo. Ecco, però arrivano delle opposizioni che devo dire francamente sono delle opposizioni
che giudicare bizzarre sono, sarebbe poco. Per un campo eolico offshore al largo della Sicilia si è manifestata l'opposizione da parte di una soprintendenza perché avrebbe potuto essere lo scenario di una guerra punica, parliamo di 2300 anni fa. Per un impianto eolico offshore a 25 km da Civitavecchia si è chiesto l'esame dell'impatto paesaggistico dell'impianto visto dalle navi di passaggio. Ricordiamo che Civitavecchia è uno dei più grossi poli energetici italiani a fossili, carbone e gas, d'accordo? In passato per un impianto piccolo impianto eolico offshore da 7 pale davanti a Taranto c'è stati 9 anni di opposizione paesaggistica e l'impianto sorge davanti all'Ilva, d'accordo? Ecco, ce ne sono, potremmo citarne a dozzine di casi di questo tipo, ma come mai la cultura delle rinnovabili non riesce a diventare accettabile e vengono fatte opposizioni di questo tipo che sono veramente a livello di barzelletta, secondo me? Che cosa succede nella percezione da parte dell'opinione pubblica delle rinnovabili in Italia? Ma io devo dire che credo che non siano tutti casi di gruppi, di enti che non vogliono, per creare un'immagine, un interesse di pochissimi rispetto al bene di tantissimi, no? Perché oggettivamente un impianto offshore davanti a Taranto può essere anche interessante andarlo a vedere, no? Le navi che arrivano e sbarcano, voglio dire, possono vedere qualcosa di tecnologicamente molto bello e interessante rispetto al mare senza nulla, che è bellissimo. Ma allora non dovremmo avere le case, non dovremmo avere le autostrade, non dovremmo avere gli ospedali, non dovremmo avere nulla, no? Quindi è per me inspiegabile, e devo dire la verità, anche le sovrintendenze, che stimo e che fanno un lavoro molto importante, alla fine hanno lasciato costruire e continuano a lasciar costruire, perché probabilmente non possono intervenire, delle case terribili, e invece stanno facendo una crociata contro degli impianti che servono proprio perché contribuiscono ad arrestare il cambiamento climatico, a mantenere il paesaggio che vorremmo difendere, perché quando saremo saliti di altri un altro grado e mezzo, due, e il paesaggio che conosciamo oggi non l'avremo più. Quindi è un problema forse di formazione che andrebbe fatto e anche velocemente. Senta, un'altra novità che si affaccia sul panorama delle rinnovabili in Italia è quella delle comunità energetiche. Per ora abbiamo una legislazione che è transitoria, dovrebbero arrivare finalmente i decreti attuativi, diciamo, definitivi, che dovrebbero definire lo scenario delle comunità energetiche. C'è molta aspettativa nell'ambiente su questo fronte. Lei che cosa pensa di questa nuova forma, diciamo, di produzione di energie rinnovabili che dovrebbe vedere cittadini e anche imprese in realtà mettersi assieme per produrre energia da rinnovabili? Allora, da una parte sostanzialmente sono molto favorevole, lo vedo positivamente, cioè una generazione distribuita è molto efficiente, perché
tendenzialmente avviene là dove ce n'è la necessità, e quindi meno chilometri l'energia fa sulle reti di distribuzione, meno perdita di rete e costi di infrastruttura genera. Dobbiamo, a mio parere, fare molta attenzione che queste comunità energetiche non diventino un po' quello che è stato il 110, cioè, visti i prezzi dell'energia oggi, sarei molto attento rispetto agli incentivi per farle decollare, e visto anche all'esperienza non solo del 110 ma anche di altre forme di incentivazione, credo che sia molto ma molto importante fare attenzione su chi sarà il gestore di queste comunità energetiche, perché il rischio, e oggi mi pare non sia sufficientemente regolato, è che anche persone non abilitate, non capaci o non sufficientemente strutturate da un punto di vista finanziario possono fare, costituire e amministrare delle comunità energetiche con potenziali rischi per diciamo gli aderenti, sia in termini poi di ammanchi che di trovarsi coinvolti in impossibili truffe, come abbiamo visto per la gestione del 110. Quindi, ecco, questo è un tema certamente molto delicato che andrebbe pensato molto bene, e mi auguro che il legislatore lo stia facendo. Bene, senta, lei mi ha citato il 110%, per cui efficienza energetica. Molti dicono facciamo efficienza energetica perché la cosa migliore è non consumare energia, insomma la principale rinnovabile è la riduzione dei consumi. Però ciò che quasi nessuno sa è che noi per consumi energetici per unità di prodotto siamo più virtuosi della Germania sotto questo profilo, cioè abbiamo quella che si chiama intensità energetica inferiore alla Germania, e si sa che quando uno è già efficiente fare degli ulteriori passi in direzione di ulteriore efficienza è più complicato. Ecco, lei di questo panorama rispetto all'efficienza energetica che cosa pensa? Abbiamo ancora delle potenzialità di sviluppo dell'efficienza, e se sì in che settore? Perché le nostre industrie, diciamo, sono cronicamente affamate di energia e sono state nutrite storicamente da energia cara, per cui voglio dire veramente hanno sviluppato dei processi produttivi che sono molto ma molto efficienti rispetto a quelli di altre parti del mondo. Ecco, sul fronte efficienza energetica, che potenzialità abbiamo e come potremmo sfruttarle? Ma io sono convinto che ci siano ancora moltissime cose da fare, sia nell'essere più efficienti, perché poi quando mi succede di vedere delle applicazioni, vengo chiamato per risolvere magari qualche problema, effettivamente si può sempre fare meglio. Quindi si può fare meglio in tantissimi settori, sia diciamo nella parte motori elettrici, sia nella generazione, penso alle pompe di calore, penso alla microcogenerazione, penso e alla cogenerazione in generale. Penso, quindi possiamo alla coibentazione dei manufatti, dei fabbricati,
alla giusta esposizione quando li costruiamo nuovi, e quindi anche qui in tutta la parte rifacimenti ci sono dei potenziali ancora davvero che intuiamo, ma che dovrebbero davvero le tecniche che già sappiamo essere davvero alla geotermia, essere davvero più utilizzate. Certamente questo caro energia spingerà oltre da questo punto di vista, e dall'altra parte nuove tecnologie anche per una maggiore ottimizzazione anche del, e l'abbiamo detto, della generazione distribuita, che è quella che in questo momento, essendo un po' più facile da fare rispetto agli impianti utility scale, sta davvero crescendo. Quindi io penso che l'Italia manterrà e potrebbe anche allungare un po' il passo sulla capacità di essere più efficiente della Germania e degli altri paesi europei. Ecco, sotto questo aspetto, che politiche, però siamo anche un paese che zoppica abbastanza sul fronte delle politiche industriali. Ecco, efficienza energetica e rinnovabili. Che tipo di politiche industriali dovrebbe adottare il nostro paese? Ma noi sempre a giugno nel nostro piano, che prevede l'84% del mix elettrico rinnovabile, l'abbiamo descritto attraverso uno studio sviluppato con Altesis e Fondazione Enel, la possibilità di creare circa 500.000 di nuovi posti di lavoro e benefici economici per 300 miliardi, proprio continuando a sviluppare la filiera delle energie rinnovabili dalla ricerca all'industrializzazione. Ci sono alcune centinaia di aziende italiane che sono già nel settore e che, se vedessero un mercato nazionale diciamo con una progressività e con una costanza, e qui davvero non intermittente come o quasi nullo come è stato negli ultimi anni, potrebbe davvero svilupparsi. Quindi basterebbe andare a prendere il nostro documento e lavorare su quello. Credo in alcune riunioni di lavoro con i principali stakeholder, e dal punto di vista della maggiore efficienza e dello sviluppo nel settore, non sarebbe davvero difficile. Ed è l'augurio che mi faccio, diciamo la speranza che ho nel prossimo governo, che rispetto alla situazione che erediterà, voglia seriamente affrontare il problema. Bene, andiamo all'ultima domanda, che è la domanda di rito che faccio a tutti coloro che intervisto. Il futuro, traguardo 2030 e traguardo 2050. 2030 è tra 8 anni e qualcosa, ci sono gli obiettivi europei che dovremmo rispettare. Bene, come immagina il nostro paese al 2030 e come lo immagina invece al 2050? Il 2030 potrebbe essere un paese fantastico, ma e ovviamente lo desidero così, e ogni giorno mi impegno perché raggiunga questi obiettivi, sviluppando tecnologie, ricerche, tecnologie e anche l'industria e la filiera
sul proprio territorio. Per farlo però occorre davvero essere molto seri, perché il resto del mondo sta andando avanti in modo veloce, quindi o agganciamo questa situazione o noi nel 2030 ci troveremo un paese, avremo un paese molto diverso che non sarà più in grado di pagare i propri debiti e che non sarà più in grado di dare un futuro come merita ai propri figli. Quindi non è uno scherzo quello che abbiamo di fronte, e ahimè non possiamo scherzare. Quindi sarà molto importante capire cosa faremo nei prossimi 12 mesi, considerando che tutto sommato gli ultimi 12 avremmo potuto davvero usarli meglio. Bene, e invece al 2050? Il 2050 molto, molto evidentemente dipenderà da che cosa avremo fatto nei prossimi 8 anni. Se nei prossimi 8 avremo saputo dare una discontinuità importante, e non solo evidentemente per rendere il mix molto ma molto più rinnovabile, cioè raddoppiare l'apporto delle rinnovabili più che raddoppiare nel mix energetico elettrico, ma avremo saputo anche spingere la digitalizzazione, l'informatizzazione, l'efficienza della burocrazia italiana, che tutti ne continuano a parlare, ma oggettivamente noi vediamo un miglioramento solo marginale, e in questo anche l'efficienza della giustizia e delle scuole, che anche qui credo troppo poco si sia ancora fatto. Vedo un futuro bello, anche se il problema climatico è un problema certamente che i paesi del Mediterraneo soffriranno più di altri, perché come sappiamo la temperatura all'interno, diciamo, nel bacino del Mediterraneo sta crescendo più rapidamente del resto del mondo, della media del mondo. Quindi certamente la sfida della decarbonizzazione è una sfida che riguarderà anche molto lo scenario dell'Italia di come la conosciamo oggi, del panorama di oggi e della produzione agricola che abbiamo oggi. Benissimo, chiudiamo qui. Ringrazio Agostino Rebaudengo e ringrazio chi ci sta seguendo in questo istante. Arrivederci. Davvero, davvero grazie a tutte e a tutti e a lei.